Enrico Cerullirelli, presidente del Consorzio Colline Teramane di OCG al Vinitaly. Con quale spirito avete affrontato questa vetrina internazionale? Beh, uno spirito senz'altro positivo, aspettando dopo tanti anni di rivederci tutti quanti insieme, di ritrovarci con le persone con le quali che lavoriamo in Italia e nel mondo e che non vediamo da tanti anni. Quindi è stata sicuramente una situazione attesa alla quale siamo venuti con uno spirito positivo e anche con delle aspettative di di ritrovare un po' di positività e di luce dopo 2 anni di grandi patimenti. E naturalmente quando abbiamo cominciato a lavorare per il Vinitaly non ci aspettavamo che ci saremmo arrivati in una situazione così drammatica a livello internazionale, che al di là degli aspetti umani che tutti quanti ci coinvolgono ha dei riscontri anche importanti sul nostro lavoro quotidiano. E quindi insomma stiamo a vedere, ma sicuramente lo spirito è positivo e basta fare 2 passi per i corridoi del Vinitaly per capirlo. Certo, il consorzio, parliamo un po' della storia del consorzio. Beh, è un consorzio che nasce da una grande volontà di affermare la propria identità territoriale da parte di un gruppo di produttori, amici, persone che si conoscono da generazione, che a un certo punto hanno voluto affermare la propria identità come comunità, come gruppo, attraverso il vino. E così nella metà degli anni 90 c'è stato un primo riconoscimento di Colline Teramane come area geografica, come vino, come prodotto particolare, ed è nata una sottozona che si chiama Colline Teramane, e dal 95 quindi si è potuto produrre un Montepulciano DOC Colline Teramane, dando questo nome. È nato un nome geografico, un'area, un'idea, e questa idea è poi cresciuta, evoluta ed è maturata nel 2003, quando finalmente queste persone, questo gruppo di coraggiosi hanno ottenuto un grande riconoscimento per chi fa il vino, e cioè il riconoscimento di una denominazione indipendente che si chiama Colline Teramane Montepulciano d'Abruzzo, ed è una DOCG, ovvero il massimo riconoscimento per un vino in Italia. E questo vino si può fare solo nella zona teramana, ma perché questa zona ha una sua storia, una sua identità che si ritrova nel vino. E così è nata questa denominazione che accomuna tutti i produttori della zona teramana, che sono poi tra le aziende più storiche, più antiche dell'Abruzzo intero, e per tutelare, per promuovere, per portare avanti questo vino nuovo, questa denominazione, è stato creato un consorzio. Il consorzio, lo dice la parola stessa, è una unione di persone che si mettono insieme per raggiungere obiettivi comuni. E questo è il caso del consorzio Colline Teramane, che oggi riunisce la quasi totalità delle aziende vitivinicole teramane, tutte accomunate da questo obiettivo: valorizzare e promuovere il proprio territorio, la propria storia, attraverso questo vino che si chiama Colline Teramane. E vi apprestate anche a festeggiare il ventennale? Eh sì, certo, questa è un'occasione. Tutto è cominciato nel 2003 e quindi oggi siamo alle porte del nostro ventennale. E, ora, 20 anni nel mondo del vino non sono molti, però non sono neanche pochi. E, se da pochi giorni abbiamo chiuso
l'anteprima delle colline teramane, cioè la presentazione alla stampa, agli appassionati, al mondo del vino, delle nostre annate appena uscite in commercio. È un'occasione importante per noi produttori. E ci siamo già messi al lavoro per organizzare la prossima occasione di anteprima, che sarà in coincidenza con il festeggiamento dei primi 20 anni della denominazione. E sarà un momento per fare una riflessione, vedere che cosa abbiamo fatto, cosa siamo riusciti a costruire, porci degli obiettivi nuovi per il futuro, e misurarci, confrontarci. Questo sarà il ventennale. E d'altronde le aziende delle colline teramane, che sono tutte di seconda o terza generazione, hanno oggi in azienda le risorse che li portano a guardare il futuro. Giovani che sono entrati in azienda, nuove figure che sono in azienda. Quella delle colline teramane è una zona insieme giovane ma piena di energie, insieme storica ma piena di energie giovanili che spingono a guardare in avanti.